se c'è un Dio. Il caos e la morte figureranno nel novero dei suoi attributi. Se non c'è, non cambia nulla, poiché il caos e la morte basteranno a se stessi fino alla consumazione dei secoli. Non ha importanza quello che si incensa, si è vittime della caducità e della dissoluzione. Qualsiasi cosa si adori, non si eviterà nulla. I buoni e i cattivi hanno un solo destino. Un unico abisso accoglie i santi e i mostri. L'idea di giusto e di ingiusto non è mai stata altro che un delirio a cui ci appigliamo per ragioni di convenienza. In verità l'origine delle idee religiose e morali è nell'uomo. Cercarla fuori dell'uomo è un non senso. L'uomo è un animale metafisico, il quale vorrebbe che l'universo esistesse solo per lui, ma l'universo lo ignora. E l'uomo si consola di questa indifferenza popolando lo spazio di dei, dei fatti a sua immagine. Sicché riusciamo a vivere accontentandoci di principi vuoti, ma questi principi così belli e così consolanti cadono nel nulla quando ci si aprono gli occhi sulla morte e sul caos da cui viviamo avvolti in costante pericolo. La fede non è che una vanità tra le altre, è l'arte di ingannare l'uomo sulla natura del mondo.